Che cos'è il corallo? Per i greci e i romani era il miglior frutto del mare. Non si sapeva però se fosse di natura vegetale o minerale. Ovidio nelle Metamorfosi scrive: è come erba molle che nasce non sulla terra ma nel mare, la cui salsedine fa marcire la pianticella, l'aria la indurisce e chi la tocca direbbe che è pietra ciò che poco prima era erba. Dibattendosi quindi nel dubbio vegetale o minerale, i naturalisti, a partire da Plinio, Dioscoride e poi Ferrante Imparato, sono andati avanti fino ad epoca recentissima, e cioè fino al 1723. In quest'anno un medico marsigliese, Andrea Peissonel, annunzia alla scienza che il corallo è un animale. Per la precisione, quello che noi intendiamo per corallo è un'intera colonia di polipini. La forma di questo polipaio è generalmente ad alberello. Oggi sappiamo che il corallo fa parte del regno animale, che trattasi di un polipaio appartenente al genere Corallium, tipo celenterato, classe degli antozoi. Fino ad oggi sono state classificate ben 27 specie di corallo, distribuite nei tre oceani. Solamente alcune di queste specie sono lavorabili. La riproduzione di questo celenterato avviene in due fasi, per riproduzione sessuata e per gemmazione. Dalla prima si ha l'origine della colonia, dalla seconda l'accrescimento. La riproduzione sessuata, essendo la fecondazione esterna all'organismo, ha bisogno dell'aiuto delle correnti marine. Sia gli spermatozoi emessi dai polipi maschi che gli ovociti vagano nel mare, per cui quando si incontrano avviene la fecondazione. A questa succede un periodo di sviluppo embrionale ed uno larvale, che nell'insieme richiedono circa 30 giorni. Le larve, dette planule, per una decina di giorni vanno alla ricerca istintiva di un substrato solido su cui fissarsi e porre le basi della futura colonia. Qui subentra la gemmazione, blastogenesi. Molto semplicisticamente, diciamo che questa seconda fase è un processo secondo cui sul corpo di quel minuscolo individuo compare una escrescenza, gemma, che si trasformerà in un altro individuo e così via, finché da migliaia di polipini avremo quella colonia che noi definiamo corallo. L'intero cormo è costituito da tre elementi: lo sclerasse, il sarcosoma, i polipini. Il primo è la parte lavorabile, il secondo è una membrana vivente che avvolge lo sclerasse, il polipino è l'animale vivente. La parte del corallo lavorabile quindi è lo sclerasse, cioè la più interna e dura del polipaio. Nella scala delle durezze Mohs, questa materia segna valori di 3 o 3 e 3 quarti, è comunque molto fragile. L'habitat ideale del corallo forse non ha uno standard, anche se fino a pochi anni or sono si riteneva di aver stabilito di cosa avesse bisogno questo celenterato. Gli unici elementi di cui ancora oggi pare abbia bisogno sono un substrato solido ed acque ricche di plankton, preferibilmente limpide. I metodi con cui si estrae il corallo dal mare sono due: la pesca da superficie e quella di immersione. Nella prima è necessaria una barca adattata in modo specifico per questa attività, nella seconda il sub si serve di una semplice picozzetta. Il peschereccio adibito alla pesca del corallo viene chiamato corallina. Strumento indispensabile ed immancabile su una corallina è lo scandaglio, con il quale il capo barca controlla la profondità del mare e la presenza del corallo sul fondo. La pesca da superficie è la più diffusa, ci si serve di un attrezzo ormai millenario, l'ingegno. Esso è costituito da una croce di ferro di dimensioni proporzionate a quelle della barca.
L'ingegno è munito di grappoli di reti in cui si impigliano i rami strappati dal trascinamento di tutto l'attrezzo sui banchi coralliferi. L'ingegno è assicurato ad una cima avvolta attorno ad un argano. Quando l'attrezzo viene calato, il suo peso srotola la corda, che verrà bloccata nel momento in cui l'ingegno avrà raggiunto il banco corallifero. L'ingegno è un antico attrezzo, pare inventato dagli arabi nel X secolo. Nel tempo ha subito minimi mutamenti. Fino a non molti anni fa era di legno con una zavorra al centro, di pietra o ferro. A quale profondità vive il corallo? Fino a pochi anni fa si riteneva che la massima profondità dovesse essere sui 200-300 metri. Poi, con la scoperta dei banchi delle Hawaii, si è arrivati ai 1500 metri. Fino alla metà del secolo scorso, l'unica fonte di corallo era costituita dal bacino mediterraneo. Successivamente, per la precisione, dalla metà dell'Ottocento, è venuto alla ribalta anche il Pacifico, prima col corallo del mare giapponese e cinese, poi con quello dell'arcipelago delle Hawaii nel 1965. Del bacino mediterraneo, le zone più ricche sono quelle che circondano la Sardegna e quelle che bagnano le coste dell'Africa settentrionale. La pesca di superficie può offrire dei vantaggi notevoli rispetto a quella dei subacquei. L'ingegno raggiunge profondità ragguardevoli, ma non riesce sempre a catturare rami completi o i migliori, mentre il sub può raccogliere il ramo intatto e scegliere i migliori di tutto il banco. Ma questi ha a disposizione solo pochi minuti di autonomia di ossigeno, data l'alta profondità a cui è costretto a lavorare. La pesca del corallo possiamo dire che fosse praticata da tutti i popoli che hanno abitato il bacino del Mediterraneo, come Greci, Etruschi, Fenici, Cartaginesi, Dori e Achei. Gli arabi sfruttarono molto intensamente le risorse delle acque dell'Africa settentrionale, i provenzali sfruttarono la zona compresa tra Marsiglia e Nizza, i genovesi setacciarono oltre al loro golfo anche la Sardegna e la Corsica. Tra queste popolazioni vi è stato chi lo ha pescato, lavorato e utilizzato. Anche i romani praticarono la pesca e la lavorazione del corallo.
È romana la testa che stiamo osservando, raffigurante Giove Serapide. Le sculture in corallo che osserviamo qui di seguito testimoniano la lavorazione di questa materia attraverso i secoli. L'attività della lavorazione del corallo a Torre del Greco fu portata da uno straniero, dal francese Paolo Bartolomeo Martin, che vi arrivò alla fine del 1700, invitato da Carlo III di Borbone ad aprire un laboratorio per la lavorazione del corallo, essendo egli considerato il migliore dell'epoca. Nei tempi antichi il corallo veniva lavorato con strumenti molto semplici, come possiamo vedere. Ci si serviva di una sega a sciabola per intaccare il ramo, che veniva poi spezzato con delle grosse tenaglie. Il corallo veniva forato con un trapano ad archetto. La punta perforante veniva avvolta da una corda, le cui estremità erano fissate ad un'asticella di legno. Muovendo l'asticella di legno si imprimeva un movimento rotatorio alla punta che bucava il ramo. Quest'ultimo era fissato ad una specie di morsa tutta in legno. Due stecche incastrate su un ponticello tenevano fermo il ramo da perforare. Altro strumento che veniva utilizzato era la raspa, con la quale si toglieva dal ramo il sarcosoma, cioè la parte non lavorabile del prezioso frutto del mare. Il Martin, abbandonata Marsiglia, allora capitale della lavorazione, pose le basi di quella che nel futuro diventerà la capitale del corallo, Torre del Greco. Prima ancora di Marsiglia, importante centro della lavorazione, fu Trapani, che già nel 1400 si vantava di notevole fama per i suoi curaddari, che erano conosciuti ovunque come gli scultori per antonomasia del corallo. Oggi, come nei tempi andati, possiamo dividere la lavorazione del corallo in due branche, quella del liscio o tondo e quella dell'inciso o artistico. Esaminiamo prima quella a tondo. La prima fase è quella della scelta del corallo. Come vediamo, una giovane artigiana è addetta a selezionare i vari rami, seguendo criteri di colore, grandezza e specie del corallo. La fase seguente è della spagliatura o sezionatura. Si seziona il cespo separando dal tronco i rami principali e da questi rami i secondari. L'operazione avviene a mezzo di una sega circolare diamantata, azionata elettricamente e raffreddata d'acqua. L'artigiano, dopo aver sezionato i rami, li porta nel reparto lavaggio. Qui vengono messi in un sacco di juta e chiusi.
Nella vasca c'è un getto di acqua corrente e l'uomo, con il movimento delle sue mani, provoca lo strofinio dei pezzi di corallo all'interno del sacchetto e quindi il distacco del cenosarco dagli stessi. Questa operazione è necessaria poiché il grezzo da lavorare deve, preferibilmente, essere privo di sarcosoma. La fase seguente è quella del taglio. Ogni tronco ed ogni ramo viene tagliato orizzontalmente così da averne segmenti di varie dimensioni. Anche qui si usa la sega circolare diamantata, identica a quella usata nella fase della spagliatura. A questo punto il corallo viene nuovamente portato nel reparto della selezione. Qui i vari segmenti ottenuti dal taglio vengono scelti con occhio esperto e destinati ai vari prodotti finiti, che possono essere pallini, barilotti, bottoni, cannette, eccetera, cioè tutti quei lavori a superficie liscia che andiamo a seguire. Dal termine usato si potrebbe ritenere che la lavorazione del liscio sia più facile di quella ad inciso, ma non è così perché una superficie liscia non tollera imperfezioni di sorta sia cromatiche che strutturali. Perché ciò sia possibile è necessaria la fase della garbatura. Con questa operazione bisogna eliminare le zone che presentano difetti o imperfezioni. L'operatore, nell'eseguire tale lavoro, fa anche in modo di abbozzare la sagoma del prodotto finito. Si impiega una mola smeriglio elettrica e raffreddata d'acqua. Il corallo, inserito in apposito morsetto, viene appoggiato alla mola e per abrasione si asportano le parti inutilizzabili. La forma definitiva al corallo viene data durante la fase chiamata rociatura. Anche in questo caso si impiega una mola a smeriglio. A differenza di quella precedente, sullo spessore di quest'ultima sono stati praticati alcuni solchi di profondità e larghezza adeguate alle dimensioni e alla forma che si desidera dare al corallo. Questo viene fissato su una stina di legno. Così sostenuto viene appoggiato in uno dei solchi della mola e con vari movimenti l'operatore ottiene la forma desiderata. In questo stesso reparto vengono preparati piccoli pezzi di corallo per essere poi incisi. Questi vengono fissati ad un'asticella di legno per mezzo di pece. L'operatore ottiene poi la superficie liscia necessaria affinché il corallo possa essere inciso facendo passare il disco corallino sulla mola. Siamo ora nel reparto di selezione ed infilatura. Qui delle esperte artigiane selezionano il prodotto ormai finito per colore, qualità e forma. L'infilatura, che naturalmente vale solo per i prodotti destinati a collane e bracciali, avviene per mezzo di un semplice ago. Vengono usati speciali fili di lunghezze standard, di seta o di nylon.
La secolare tradizione della lavorazione del corallo vuole la materia lavorata dalla mano dell'uomo. Parliamo dell'incisione. L'incisore studia a lungo il pezzo di corallo per intuire ciò che può cavarne. Ciò comporta un lunghissimo studio che dirà se dal cormo può uscire una donnina con un mazzo di fiori oppure un ritratto di un bambino. Quando l'artigiano artista ha scoperto cosa si cela nel pezzo di corallo, con la matita fissa i tratti fondamentali di quella che sarà la sua opera. A poco compare sulla superficie del ramo il disegno di ciò che l'incisore vorrà ottenere. Egli stesso non sa quanto incida la conformazione del corallo e quanto la sua ispirazione nello stabilire e nel realizzare il disegno. È certo che c'è un profondo rispetto, o meglio, riverenza verso la materia. L'artigiano non porta a termine una sola incisione, ma procede simultaneamente con più lavorazioni, dato che la fase di studio e di preparazione, come anche quella dell'esecuzione, può essere molto lunga. L'artigiano prosegue un'incisione mentre già sta studiando la sua prossima opera. L'incisione viene portata avanti solo con i bulini che agiscono sul corallo, scavando e incidendo come su una materia plastica. Questa tecnica possiamo dire che è rimasta identica a quella dei secoli scorsi, effettuata nelle varie località del bacino mediterraneo. Il corallo come ornamento lo troviamo già presso le più antiche civiltà, quale ad esempio quella dei Sumeri, che nella loro gioielleria usavano le pietre più preziose allora conosciute. Ma per ornamento non dobbiamo intendere solo quello personale. In passato lo è stato anche per gli arredi domestici o di culto come boccali, vassoi, cornici, scrigni, tabacchiere, pissi di calici, eccetera. Addirittura si può menzionare un uso del corallo assai particolare. Infatti, da una tomba egizia della 18ª dinastia fu rinvenuto un elemento di protesi dentaria. L'uso del corallo si estende oltre che a quello ornamentale, anche come talismano, droga, afrodisiaco, medico e di amuleto. Come amuleto e talismano fu Zarathustra ad esaltare le virtù apotropaiche del corallo, quando lo volle a proteggere non solo l'uomo, ma la sua dimora e il suo tempio. Per i greci simboleggiava la bellezza fisica, per i romani la fecondità femminile. Già Discoride, Plinio e Avicenna ritenevano il corallo un ottimo farmaco per molte malattie, ma tra il 500 e il 700 esso viene ad occupare un posto eminente nella farmacopea. Si guariscono così malattie oculari, epatiche, polmonari ed ematiche. Paracelso diceva della polvere di corallo: è una medicina da preferirsi a tutti i tesori del mondo. Gli oggetti che vediamo qui di seguito sono esempi antichi e moderni dell'abilità degli incisori, sia italiani che stranieri, che hanno preferito lavorare il corallo, ottenendo spesso risultati magnifici. I coralli, a seconda se provenienti dal Mediterraneo, dall'arcipelago giapponese e cinese o da quello delle Hawaii, presentano differenti caratteristiche, dimensionali, cromatiche e strutturali. Possiamo vederlo in questa breve serie di prodotti finiti. Tra i vari oggetti che abbiamo visto, fa spicco questo presepe completamente in corallo e rame sbalzato, opera trapanese del XVII secolo.
possiamo ammirare l'espressione dei volti dei singoli personaggi e il gusto della composizione architettonica, arricchita da elementi non di corallo. Abbiamo già detto della notorietà degli artigiani trapanesi, ma la loro produzione fu caratterizzata da una lavorazione di origine levantina, l'applicazione o l'incastro del corallo su metalli, grazie alla quale i manufatti trapanesi ancora oggi raggiungono elevatissime quotazioni. Ma ciò che colpisce di più è come il corallo riesca sempre ad essere elemento fondamentale nelle opere fin qui osservate. Possiamo dire che questa materia merita il soprannome di oro rosso.